Eccoci qua in cucina, ci raggiunge il vice sindaco e sono in compagnia di Giuseppe Lolli. Non solo esperto, non solo cuoco, ma anche scopritore del tartufo, vero? Ma non c'è bisogno che lo racconti io, perché lui è la testimonianza vivente di questa genialità. Dalla curiosità, dall'interesse verso un tubero è emersa una sua ricerca tutta individuale, tutta personale, che ha portato all'identificazione di questo prodotto della terra in modo naturale. Si presenta sotto le chiome di questi arbusti, ma come lui meglio vi spiegherà. Ma permettetemi di sottolineare come accanto a quella la genialità della ricerca fatta da Giuseppe Lolli, noto come il tartufaio, il più noto nel Salento, e la sua capacità è stata quella di immaginare non soltanto il tartufo come prodotto, ma anche come sintesi tra uomo e animale, addestrando in modo innovativo delle mute di cani che in modo silenzioso e collaborativo, mi è stato permesso di assistere, ma lui organizza queste escursioni in modo assolutamente ambientalmente compatibile, mi viene da dire, per favorire proprio la diffusione di questa pratica. Vedete proprio l'esercizio contemporaneo di attività venatoria dell'animale, così quella della micorizzazione, della ricerca del fungo specifico. Bene, allora, oggi che ricetta ci ha portato? Allora, io più che di ricetta parlerei di ingredienti. Okay. E quindi quando si hanno dei buoni ingredienti la ricetta è facile. Cioè, è garantita. E quindi abbinamento di ingredienti. Cioè, nel senso, noi oggi qui andremo a fare un piatto talmente semplice. Per chi lo sa fare, mi permetta. No, beh, non serve esperienza. Semplice perché sono gli alimenti che fanno il piatto, cioè non bisogna essere alchimisti, non bisogna preparare salsine magiche, non bisogna oli particolari, cioè, semplicemente olio di quello buono, che noi ce l'abbiamo. Poi qui ho portato dei pesci che si possono fare in maniera molto semplice, praticamente facendo un carpaccio di pesce fresco. Questa qui è la nostra occhiata, tutti i pescatori vanno, la scusa è quella che vanno di notte per le occhiate, poi tornano in genere a manico. Quale occhiale vogliono? Quindi, ecco, olio, pesce fresco, pesce azzurro, che è anche. E poi il tocco. E poi il nostro tartufo, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. E questo qui è già buono così. Senta, signor Lolli, però io adesso vado un po' alla base, perché certo, diceva, se abbiamo gli ingredienti il piatto è garantito. Allora parliamo del tocco del tartufo, che fino a quando non si conosceva non poteva dare a un semplice pesce il sapore che dà adesso. Da dove? Il sapore, il prestigio, è il anche prestigio a livello decorativo, cioè un piatto decorato o abbinato a un tartufo diventa prestigioso. Esatto. In maniera facile, in maniera veloce. Allora, mi racconti un po' la storia di questo tartufo, da come lei, diciamo, lo ha scoperto, come poi si è appassionato e come è riuscito poi a farlo diventare un elemento di prestigio, no? Perché comunque abbinandolo anche a determinati piatti prende un valore diverso. Sì, sì, beh, è chiaro. Visto che abbiamo anche delle immagini, tra poco andranno in onda. Praticamente io ho sempre avuto la passione del cane, cioè, e avevo la fortuna di abitare l'ultima casa del paese, cioè dopo di me c'era la campagna con una masseria di Roccara. E il cane in casa costava, io ero sempre in lotta con mio padre perché io volevo il cane, lui diceva che mangiava troppo, io mi sacrificavo e mi allevavo il cane nella masseria vicina, quindi andavo a dargli il mangiare di nascosto, perché era proprio il cane, la passione era proprio il cane, la carezza del cane, cioè era proprio, diciamo che tutto era è nato un rapporto da questo. Sì. Da questa mia esigenza ad avere questo amico così accanito che è il nostro amico Fido. Cioè, praticamente crescendo con questa passione del cane,
comincio a lavoricchiare, mi trovo a fare il pizzaiolo a Lago Maggiore a 17 anni. Sentendomi parlare della gente, mi chiede di dove ero. Io dico: sono di Corigliano d'Otranto. Uno di questi signori era sceso invitato nel nostro paese, si era portato con sé il suo cagnolino e raccontava all'amico che, avendo fatto una passeggiata, era tornato con dei tartufi che aveva lasciato nell'appartamento in cui era ospite, che però poi non trovava il giorno dopo. Andando da chi aveva fatto la pulizia, quindi il proprietario dell'appartamento, ha detto: guarda, no, c'era una busta. Dice: sì, ma mi dai capuzzava. No. E quindi gliela raccontava a mo' di barzelletta, questo nel 77, come no, quasi laggiù non sanno neanche che esistono o che cosa sono i tartufi. Beh, io sentendo parlare di vacanza, sentendo parlare di cane, sentendo parlare di passeggiata, di cose, ho detto: porca miseria, la prima cosa. Incuriosito. Come scendo giù, la prima cosa che devo fare è mettermi a cercare o trovare il modo per andare a vedere un po' di conoscere questi tartufi. Poi strada facendo, lavorando in pizzeria, così ho avuto la fortuna di vederlo, di toccarlo, cioè era una cosa particolare, certo. Cioè, mi incuriosiva sempre di più. Finché, tornato a 22 anni giù nel Salento, ho aperto il mio primo localino, ho cominciato a fare le mie pizze e mi sono preso il mio primo cagnolino, che abbiamo incominciato ad andare a tartufi, solo che non sapevamo da dove incominciare ad andare a tartufi. Io ci ho messo 8 anni prima di trovare il mio primo tartufo, quindi cercavo di documentarmi, leggevo sui testi, ho letto che praticamente c'è la mosca che va a deporre le uova. Quindi lei e il suo cane eravate in cerca di questo tartufo? Io, il mio cane, più io, il mio cane mi seguiva, cioè non capiva molto all'epoca di quello che erano le mie intenzioni. Finché poi non sono riuscito ad avere la fortuna di trovare il mio primo tartufo e da lì in poi diciamo che è stato facile. Quindi la zona ideale l'ha trovata dopo tanti anni. La zona ideale era proprio il giardino di questa persona dove abitavo. Io pensando che no, dovevo andare a cercarlo chissà dove ecco. E invece poi ho dovuto incominciare da casa dove lui era ospite di queste persone. Intanto adesso si dà la possibilità di gustare dei piatti con il tartufo, perché poi lei ne ha fatto della sua arte una vera e propria passione, perché sì, la cucina io da sempre ho cercato, io dopo una volta che ho cominciato ad avere l'orgoglio di averlo trovato, ho cercato di mettermi in contatto con dei ristoranti, però qui nel Salento è stata una lotta persa. Perché ancora non si conosceva. Io lasciavo dei tartufi, ritornavo dopo 2 giorni e come l'avevo lasciati così me li davano per portarli via, perché era una cosa che avevano paura. Posti rinomati di Lecce, io mi presentavo con i miei tartufi e loro dicevano: cos'è il carbone? Cammina, sì, cioè, proprio ho avuto molte. Scetticismo, molti quando problemi. Non si conosce una cosa, finché non è che poi si ho deciso di. Cioè, messo da parte i locali importanti di Lecce, ho detto: tocca a me. E quindi mi sono incominciato ad operare nel proporre il tartufo, e cercando di promuoverlo con dei piatti. Non solo, e lì ho trovato la facilità del tartufo, cioè, nel senso che lì poi ho scoperto che il tartufo era estremamente facile, cioè ritorniamo al discorso, bastano gli ingredienti buoni e il tartufo che gli dà questo tocco magico di profumo particolare, di gusto, di intensità, cioè un buon prodotto abbinato a un buon tartufo diventa un buon piatto. Cioè, con estrema facilità. Io mi ritrovo ad accostarlo alla carne, sia cotta che cruda, al pesce, sia cotto che crudo. Cioè, ai primi piatti, faccio un purè di fave col tartufo. Cioè, dove lo metti dà il suo valore aggiunto. Poi abbiamo questa varietà che è estiva, che è delicatissima. Ed è proprio la ciliegina, cioè quindi ti fa lavorare in maniera. Quindi ci vuole dire dove lo trova, così andiamo tutti via. Nel giardino di casa mia. Ah, ok.
Giuseppe non soltanto si è adoperato per promuovere questa scoperta geniale, ma ha fatto in modo che questo potesse portare al costituirsi di un'associazione, gli Amici del Tartufo, ma in modo particolare, e ormai questo sarà un buon appuntamento per lei stessa, chiaramente è normale che si sia invitati con tutto il suo staff, alla terza edizione del Festival del Tartufo diventa motivo per promuovere, per lanciare, per far conoscere, per apprezzare con le prelibatezze proposte dal nostro cuoco, ma amico Giuseppe Lolli, questo nuovo prodotto del Salento, in un prodotto che cerca oggi, e faremo di tutto perché possa essere identificato come prodotto tipico e si possa, perché no, un giorno raggiungere l'identificazione di tartufo di Corigliano d'Otranto. Bene, quando ci sarà questo evento? Nel mese di marzo. Bene, allora quindi... Stagione del tartufo. Del nostro tartufo più importante che abbiamo, nel senso che noi abbiamo diverse varietà qui nel Salento. Questa qui è una delle nostre varietà, del tartufo nero estivo del Salento. No, primavera e estate. Stagione primavera. Marzo, febbraio-marzo. No. Abbiamo un'altra varietà che è quello bianco, cosiddetto di Corigliano, è diventato di Corigliano non perché l'ho deciso io, ma perché io, mandandolo sul mercato questo tartufo, è stato identificato con la zona di Corigliano. Ho visto che incominciava ad essere ricercato, cioè ci tenevano che fosse quello di Corigliano, cioè perché della varietà che noi abbiamo è abbastanza comune, però. E quindi una volta andato fuori dalla Puglia ho scoperto che c'era in giro il tartufo bianco di Corigliano. Da qui è nata poi l'idea di promuovere il territorio, di promuovere Corigliano e di promuovere il tartufo insieme. È importante che un prodotto tipico si leghi poi alla collocazione geografica. Torniamo nello stesso ragionamento. Anche i grandi marchi, quando parliamo del Grana Padano, sappiamo in che zona siamo e quindi è importante legare i prodotti alla terra. Un'altra cosa che le volevo chiedere, l'abbiamo prima anticipato nella chiacchierata di prima, il 24 luglio ci sarà un altro importante appuntamento a Corigliano che riguarda la gastronomia, gastronomia. Cioè praticamente ovviamente. Sì, sì, ci siamo noi come luglio. Come associazione e praticamente lì stiamo presentando i dadini di manzo, praticamente del buon manzo tenero, appena scottati, olio, pepe, sale e tartufo. Bene. Il 24 e 25 giugno. Quindi questo è un invito che vi facciamo espressamente a venire a Corigliano perché potrete gustare tutti i sapori della terra. E poi c'è anche un altro appuntamento che sarà veramente sempre in questo periodo, vero? Vi facevano segno? Ok, allora di questo ne parleremo dopo. Signor Lolli, intanto complimenti. Grazie. Io verrò a gustare il tartufo, magari in tutte le sue salse, in tutte le sue ricette, e poi insomma le farò espresso complimento, diciamo, al momento. Grazie di essere stato con me. Io la devo salutare, è vero che mi fermo via. Ancora pochi minuti veramente. Per problemi di lavoro. Grazie dell'ospitalità, grazie per l'opportunità. Falconeria, quindi non può perdersi. Assolutamente il quello, chiedo momento. Scusa, ma soltanto un problema di lavoro devo assolutamente. Aggiungere. Assolutamente. Noi intanto glielo regaliamo un tartufo. Beh, fai tu, questo sei tu il padrone di casa in questo caso. Ringrazio gentilmente, lo troverò un cuoco che me lo possa cucinare. Deve trovare un cuoco, deve trovare semplicemente un buon abbinamento. Okay. Cioè, quello che più ti piace, mettilo su perché ci sta bene. Grazie. A incominciare dall'uovo fritto. Veramente.